Pare che la tua valutazione di Remy Duval fosse corretta. Senti un po' qua. Guarda che sta facendo a noi. Al quartiere, alle nostre case. Mi rifiuto di starmene in disparte a guardare un negro dalle labbra a canotto che calpesta tutto ciò che c'è chiaro. E che cosa speri di ottenere in questo modo? Strozzerò quel figlio di puttana, ecco che cosa otterrò. Ti chiedo scusa. Non dovrei usare questo linguaggio. Ti sta soltanto provocando, Remy. Sei troppo importante per farti invischiare in queste cose. È una situazione infelice? Certo che lo è. Ma ciò che fa non cambia un bel niente. Lascia che se ne occupino Sal e i suoi. Sal e i suoi? Olivia, la gente del quartiere si aspetta che la protegga io, non degli stronzi italiani imbrillantinati. No, io. Devo essere io a reagire. Mandare un messaggio a quei negri e anche agli italiani. Qui a Frisco Fields ci proteggiamo da soli. È un grosso errore, Remy. Potresti rovinare tutto ciò per cui abbiamo lavorato fino ad ora. Il nostro stesso modo di vivere è sotto attacco e credi che mi importi qualcosa di un casino? Alle volte credo che dimentichi la tua condizione sociale, Olivia. Poco più tardi, Olivia ha chiamato Sal, dicendogli che gli amici dell'Unione Sudista ti stavano cercando. Se torni lassù, sono certo che non ci vorrà molto prima che incappi in qualcuno di loro. Fatti dire dove si nasconde Remy. Sì, dopo quello strozzo toccherà a Olivia. Ma arrivare a una come lei non sarà facile. Tra gli uomini di Marcano e tutti gli stronzi bianchi e ricchi che frequenta, mi vedranno arrivare da un chilometro. Valuta le nostre opzioni e trova un piano. Ok, valuterò le nostre opzioni e troverò un piano. Mi prendi per il culo? L'igiene personale è molto importante. Sono a Frisco. Mandate qualcuno a prendere questi soldi. Ma certo, Sheriff. Sto già arrivando.
Hai qualcosa che posso metterti in mano? Occupatene tu! Mi sono reso! Mi serve fuoco di copertura fresco! Basta così! Arriviamo! Ti penso io a questo! Sembra di stare a Luna Park. Dov'è Duval? E va bene. Sta mettendo su una battuta di caccia con i ragazzi dell'Unione. Stanotte, al vecchio Belvedere. Vengono a prendersi il tuo culo. Dovranno iniziare senza di te. Alla prossima. Sono a fresco, ho i bersagli in vista. Ma certo, a fra poco. Sono fresco, mi servono rifornimenti. Arrivo subito. Vedi qualcosa che ti può servire? Fammi vedere la merce. Affare concluso, sai come trovare.
Eccoci qua, sulle rovine del secolo passato. Proprio qui, il mio bis nonno si unì a... Uno di questi. Vedi come arrivano solenni? Vestiti con le loro belle tuniche bianche. Mio padre diceva sempre che l'unica cosa peggiore dei negri... Sono impazzito? O l'avete sentito anche voi? Furiosi. La paranoia ti ucciderà. Dove cazzo è finito? Arrivo! Eccoci qua, sulle rovine del secolo passato. Proprio qui? Il mio bis nonno si unì ai suoi fratelli per difendere la Louisiana dall'avanzata nordista. E proprio in questo punto morì per salvaguardare le virtù e i valori del suo popolo. Sacrificò la sua stessa vita in nome della libertà di questo stato per impedire l'invasione del Nord America. Uno di questi barbari... Ora è qui tra noi, in questo momento. Pronto a squarciare la gola a donne e uomini bianchi, proprio ora. So cosa state pensando. Vaffanculo a questa città. Vaffanculo ai delinquenti e agli spacciatori. Vaffanculo ai... Fatelo fuori! Lenny. Quel figlio di puttana vuole prenderci di sorpresa. Addosso! Fresco. Ricevuto. Arriviamo fra poco. Qui a Frisco Fields, per l'efferato omicidio di Remy Duval, uno dei nostri concittadini più importanti. Testimoni raccontano che è stato legato a una croce e dato alle fiamme. Vediamo di ottenere una dichiarazione ufficiale. Capo Wilson, vuole fare un commento? Sono quei dannati negri. Devono essere radunati e giustiziati dal primo all'ultimo. Una dichiarazione forte.
Devi toglierti la merda dagli occhi, figliolo, e guardarti intorno. È in corso una fottuta guerra!